Sì, l'ho ucciso perché continuava a chiedere soldi. Ma non l'avevo premeditato, è successo dalla sua auto. Era fermo nel cortile di casa mia, con il finestrino abbassato. Questa, la sconvolgente confessione di Barbara Pasetti, fisioterapista 45enne che ha trascorso un anno nel carcere di Vigevano per l'omicidio di Luigi Criscuolo, commerciante di 60 anni. Luigi, detto Gigi Bici dal nome del suo negozio di Pavia in cui riparava e vendeva biciclette, era scomparso l'8 novembre 2021 ed è stato ritrovato morto 42 giorni dopo, il 20 dicembre. La Pasetti, contro la quale c'erano prove molto pesanti, ha confessato qualche settimana fa, ma la notizia è stata resa nota dalla procura solo nei giorni scorsi. Gli inquirenti, prima di diffonderla, hanno voluto raccogliere altri elementi e completare le indagini. La donna è indagata per omicidio volontario, occultamento di cadavere, detenzione illegale di arma da fuoco e tentata estorsione ai danni della famiglia della vittima. Non le è stata contestata l'aggravante della premeditazione. Per l'accusa, il racconto della 45enne corrisponde alle prove raccolte dagli inquirenti. A tal proposito, nell'avviso di conclusione delle indagini, il procuratore scrive: «I fatti si sono svolti in modo repentino e sostanzialmente occasionale, attraverso l'uso di un'arma, una calibro 7,65 trovata a casa della Pasetti, che lo stesso Luigi Criscuolo aveva consegnato alla donna. L'ultima fase delle indagini, dopo l'arresto della Pasetti, è stata volta a cercare ulteriori elementi probatori utili a fornire riscontro all'impianto accusatorio, che ha trovato integrale conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa Pasetti in occasione dell'interrogatorio al quale lei stessa aveva richiesto di sottoporsi. L'indagata ha ammesso gli addebiti. A breve sono attesi una richiesta di rinvio a giudizio e un processo. Katia Criscuolo, la figlia maggiore di Gigi, non ha mai messo in dubbio la colpevolezza della fisioterapista. Recentemente ha detto: «Siamo in attesa di conoscere tutti gli atti, ma sicuramente verificheremo bene la confessione e faremo di tutto per far emergere l'intera verità». Ma perché Gigi Bici è stato ucciso? Voleva davvero altri soldi? O ha pagato con la vita un rimorso di coscienza? Per rispondere a queste domande bisogna ripercorrere la storia dall'inizio. È la mattina dell'8 novembre del 2021. Luigi Criscuolo, padre di Rosalia, Katia e Umberto, nati dal suo primo matrimonio con Carmela, e di Stefania, avuta da un'altra relazione con la nuova compagna Valeria, lascia la sua casa di Borgo Ticino, Pavia, e se ne va a bordo di una Polo bianca. Sono le 8:40. L'uomo lascia la città. Poco dopo, però, inverte il senso di marcia e torna indietro, verso Pavia. In quei momenti riceve una chiamata. È di Barbara Pasetti. I due si erano conosciuti l'estate precedente. Lei lo aveva assunto per dare una lezione all'ex marito Gian Andrea Toffano, che, quanto detto dalla donna, era violento con lei. A metterli in contatto sarebbe stato un amico comune. Torniamo all'8 novembre. La fisioterapista chiede a Gigi di raggiungerla nella sua villa di Calignano, nelle campagne pavesi. Devono accordarsi su come condurre la spedizione punitiva contro il marito. Ma lui ha un ripensamento. Non vuole fare del male a nessuno. Così chiama l'amico Pasqualino, chiedendogli di accompagnarlo in un posto senza precisare il luogo. Forse ha paura. Ma l'amico è malato e non ha voglia di uscire di casa. Alle 9:37 e alle 9:39 le telecamere di videosorveglianza riprendono l'ingresso della Polo a Calignano, dove vive la Pasetti. Alle 10:11 il commerciante chiama un conoscente per chiedergli il numero di telefono di un altro amico, Ramon Pisciotta. Quest'ultimo conosce la Pasetti. Alle 10:34 il cellulare di Criscuolo risulta spento. Alle 10:44 la Polo viene di nuovo catturata dalle telecamere. Viaggia in direzione opposta e ha un finestrino rotto. Alla guida non c'è Gigi, ma una donna. È la Pasetti, il cui volto è parzialmente nascosto da un cappuccio. La donna, all'interrogatorio, ammetterà: «Dopo avergli sparato all'interno della mia tenuta, ho portato il cadavere fuori aiutandomi con una corda. Dopodiché ho preso la sua auto e l'ho abbandonata vicino al fiume».
L'auto venne ritrovata la sera dell'8 novembre in una zona boschiva fuori Calignano. All'interno c'erano delle macchie di sangue e le stampelle che Criscuolo usava per camminare, essendo reduce da un'operazione al ginocchio. Ma del commerciante non c'è traccia. Viene cercato ovunque per 40 giorni, senza risultato. Intanto, alla figlia Katia Criscuolo, arrivano alcune lettere anonime con richieste di riscatto. Tuo padre è stato rapito. Se vuoi rivederlo vivo, dacci 390.000 euro. Sono firmate da un'inesistente banda criminale dell'Est Europa. Ma dietro il tentativo di ricatto c'è proprio Barbara Pasetti. La svolta arriva il 20 dicembre. La fisioterapista chiama le forze dell'ordine. C'è un cadavere davanti al mio cancello. L'ha trovato mio figlio, inseguendo il pallone. Mi ha detto, mamma, fuori da casa nostra c'è uno zombie. Il corpo era in stato di decomposizione ed era ricoperto da mucchi di foglie secche. Il viso era irriconoscibile perché chi gli aveva sparato con una calibro 7,65 lo aveva fatto da distanza ravvicinata. Il sospetto che si trattasse di Luigi Criscuolo era diventata certezza in poche ore. L'autopsia ha rivelato che la sua è stata un'esecuzione. L'indagine si era concentrata fin da subito sulla fisioterapista. La donna ha sempre negato di conoscere Gigi, ma la figlia sapeva che non era vero. Il padre le aveva parlato di lei. Anche le lettere anonime furono riconducibili alla Pasetti, visto che risultavano stampate in un supermercato dietro casa sua. Durante una perquisizione a casa della sospettata, sono state trovate una pistola 7,65, delle munizioni e una corda sporca di sangue. Il cerchio si è stretto. La Pasetti è stata arrestata ma senza movente, che però è emerso poco dopo. Gli inquirenti hanno scoperto, grazie alle testimonianze raccolte, che la donna da mesi cercava di liberarsi del marito. Aveva perfino cercato di avvelenarlo. Perlomeno così sostiene lui. Quando questo non ha funzionato, ha cercato qualcuno che l'aiutasse con il suo piano criminale. Era disposta a pagare bene. Gigi, probabilmente, si era fatto allettare dai soldi. O forse pensava che avrebbe dovuto solo spaventare l'uomo, non ucciderlo. Ad ogni modo, ha pagato con la vita il suo ripensamento. Ucciso perché non voleva uccidere. O, come dice la Pasetti, perché voleva più soldi. La verità potrebbe non venire mai a galla. La donna ha detto agli investigatori che quel giorno doveva vedere Gigi e che lui, giunto a casa sua, le avrebbe restituito la pistola dicendole che voleva più soldi per compiere il delitto. Ma io non volevo darglieli e così gli ho sparato. Poi ha portato il cadavere fuori dal cancello e l'ha coperto con foglie e rami. Infine ha nascosto la pistola in casa sua. Ha ammesso di aver fatto tutto da sola. Dalla procura spiegano, la durata delle indagini ha consentito di ottenere un quadro completo e di svolgere accertamenti al fine di verificare la veridicità della versione dei fatti offerta dall'indagata. Il prolungamento è stato necessario per ricercare conferma di dettagli forniti dalla persona sottoposta alle indagini e relativi alle specifiche modalità di esecuzione del delitto. Ma anche alle ragioni che le avevano portata ad avere rapporti personali con Criscuolo e alle condotte da quest'ultimo perpetrate nei confronti della stessa Pasetti e che hanno poi condotto al tragico epilogo. Nelle fasi conclusive delle indagini, gli inquirenti hanno interrogato diversi testimoni e analizzato nuovi reperti, tra cui una bicicletta trovata a casa della Pasetti e un documento in cui si parlava di soldi. Conclude la procura. Gli elementi consentono di ritenere che l'aggravante originariamente contestata e relativa a una condizione di premeditazione non fosse in realtà sussistente. La Pasetti, in altre parole, ha agito d'impulso. Il caso Gigi Bici è chiuso. Ora è il turno della fase processuale.